Oggi il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha incontrato il gruppo di ricerca dell'Università di Urbino che ha contribuito alla scoperta delle onde gravitazionali. Risultati scientifici come quello di cui si è parlato oggi non hanno effetti immediati sullo sviluppo, eppure danno l'opportunità di riflettere sul contributo dell'Università alla crescita sociale ed economica. Diciamo sempre che la storia insegna, la storia ci ha già insegnato che ci sono stati casi, pensiamo al primo Nobel vinto da Einstein con l'effetto fotovoltaico, una spiegazione di un particolare effetto di una lamina colpita da luce che rifletteva e generava corrente elettrica. Oggi per noi è un fatto quotidiano che sta in cima ai tetti di tante case, che è il pannello fotovoltaico che sfrutta quell'effetto. Quindi al di là di chi ama la concretezza immediata, diciamo, di un risultato scientifico, la prima cosa da osservare è che il più delle volte è imprevedibile, perché anche a distanza di anni è possibile trasformare quello che è un elemento che sembrava di ricerca astratta in qualcosa di concreto. Ma più in generale chi ama la conoscenza sa che ha un valore di per sé, quindi che non necessariamente questo deve essere collegato a un risultato immediato, ma che ogni forma che amplia le opportunità che abbiamo in termini di conoscenza è come un investimento che prima o poi ci restituirà qualcosa. Nell'immediato ci restituisce la capacità di andare a scoprire sempre di più il mondo in cui viviamo, le sue relazioni, le sue realtà. Quindi dare valore deve essere fatto, secondo me, con questo principio di carattere più generale e poi in una piccola riserva mentale, sapendo che poi non si sa mai se un fatto di ricerca astratta un giorno possa diventare un'applicazione essenziale. Quale peso hanno avuto il network e le collaborazioni tra gruppi di ricerca e quale indicazione si può trarre dal metodo di lavoro che ha condotto a questo straordinario esito? Dunque, questo risultato è un risultato di una collaborazione di 1000 persone e la cosa bella è che queste persone sono distribuite in tutto il mondo, quindi c'è gente in America, c'è gente in Europa e c'è gente anche in Australia, quindi diciamo che è una collaborazione multiculturale con tantissime persone, ognuno ha portato il suo contributo. Chiaramente è come una grande famiglia, quindi ci sono delle discussioni, si cerca di capire e secondo me è veramente stato bellissimo, perché in tutti questi mesi a tutti noi è stato chiesto di mantenere il segreto su questa scoperta, perché dovevamo realmente verificare che il segnale fosse reale e abbiamo tutti lavorato tantissimo per arrivare a questo risultato, quindi questo è veramente il risultato di tantissime persone che hanno lavorato insieme. Comunemente si associano le grandi scoperte a singoli scienziati, ma quanto incidono i fattori organizzativi sulla ricerca e sui suoi risultati? Sono davvero oggi determinanti, soprattutto quando si pensa a grandi progetti. È necessario avvalersi di singoli laboratori specializzati che fanno network a livello internazionale. Questo è estremamente importante per progetti come quelli LIGO e Virgo, che hanno portato a rivelare la presenza delle onde gravitazionali. Ma questo dovrebbe anche spingere i nostri politici, i nostri amministratori, a supportare singolarmente i laboratori di ricerca per renderli, diciamo, adatti ad interagire a livello internazionale.